La legge di riordino della sanità toscana proprio non piace ai sindacati dei dirigenti medici. Dal 2 marzo saranno attive tre grandi aziende sanitarie di area vasta che faranno capo alle altrettante università toscane, Firenze, Siena e Pisa. Prato entrerà nell'azienda Toscana Centro, guidata da Firenze, comprendente anche Pistoia e Empoli. Un accentramento dei poteri, delle competenze e probabilmente delle risorse, visto come fumo negli occhi da tutte le sigle sindacali mediche. La riforma infatti è nata per abbattere i costi e poiché i posti dei dirigenti, a loro avviso, cambieranno nome ma resteranno tali, sarà effettuata una riduzione del personale medico-infermieristico. Il rischio immediato a Prato è di perdere i primari di alcune unità operative come psichiatria, geriatria, medicina seconda, malattie infettive, otorino-laringoiatria e il centro immunotrasfusionale. L'intersindacale pratese ne è fortemente convinto perché su questi reparti da tempo non si fanno più concorsi e tutto sembra fermo. Questo potrebbe comportare un depotenziamento del servizio con lo spostamento di alcune prestazioni, come determinati interventi chirurgici, a Firenze. I segnali che ci fanno pensare in tal modo sono che in pratica molte unità operative all'interno dell'ASL di Prato sono attualmente privi di direttori responsabili e attualmente non sono stati appunto espletati i concorsi, per cui tutto ci fa pensare che questa situazione porti a un depauperamento dei servizi in conseguenza alla riduzione del personale.